Ragazzi miei, con questi capelli orribili, buongiorno a tutti ovviamente, vi dico che oggi è un mese esatto dall'ultimo video caricato. Un mese esatto e ne approfitto a questo punto, a distanza di un mese, per consigliarvi l'ultimo film che ho visto, che è Confessions di Nakashima Tetsuya, anzi l'ho rivisto, infatti vi racconto questo aneddoto formidabile. La prima volta, scusate, la luce sparata nella faccia, mamma mia, Mattia, mamma mia. Forse così è un po' meglio, vero? Un po' meglio. Dicevo, la prima volta che l'ho visto al cinema qui a Pesaro era il Cinema Loreto, pubblicità gratuita, e mi sono ritrovato di fronte a una visione, a parte stratosferica, pazzesca, gigantesca, enorme, e poi parleremo velocemente del film. Ma la cosa meravigliosa è che mentre le immagini scorrevano c'era uno qualche fila più avanti da me che in maniera pesantissima, meravigliosa, è stato un momento meraviglioso, è stato un momento meraviglioso. Forse per queste cose mi manca il cinema, ma vorrei fare un discorso un po' più preciso sul fatto che dobbiamo salvare il cinema. In un altro modo, facciamo questo discorso in un altro modo. E Confessions, scusate i capelli, veramente sono stati asciugati al naturale e non hanno nessun tipo di trattamento in questo momento, ma non ci interessa. Confessions è, dice Michael Mann, un capolavoro giapponese inquietante e assoluto, altissima arte. Francesco Lollo ha definito un Tarantino giapponese fra Rashomon e i Radiohead, e Federico Pontigia su Rolling Stone scrisse Echi di Arancia Meccanica. Insomma, è un film che ha avuto i suoi premi, i suoi riconoscimenti, il suo successo anche di pubblico, non solo di critica, perché ha apprezzato tantissimo questo film. Io lo comprai in DVD a suo tempo, l'ho rivisto qualche giorno fa e me ne sono innamorato di nuovo, mi è piaciuto tantissimo. È tutto ambientato ovviamente in questa scuola media che viene, o scuola, non scuola media, non sono convinto che sia una scuola media, no, scuola superiore. E racconta di una bambina che viene trovata morta nella piscina di questa scuola e tutto ruota attorno a questo evento. Quindi ci sono delle confessioni, appunto, come dice il titolo, che raccontano un film corale che fondamentalmente approfondisce un po' il discorso dei vari personaggi. Entra nella psicologia di questi personaggi, sono tutti pazzi scatenati, sono tutti matti, veramente fuori di testa. E secondo me oggi nel 2020 questo film viene considerato poco, ma in realtà questo film è un pretesto per parlare di cinema, ovviamente, quindi non sto scherzando, recuperatevelo assolutamente Confessions, anche in DVD se lo trovate, ovviamente, link di Amazon qua sotto se vi interessa. Però è un pretesto per dirvi che Cinefollia per questi mesi estivi, quindi anche agosto, subirà un calo drastico di caricamento di contenuti, per ovvi motivi. Sto lavorando, mi sto anche riprendendo un po' la vita che la quarantena ci ha, di cui la quarantena ci ha privato, che è cosa buona e giusta, ovviamente, non fraintendetemi, se c'è una pandemia, se c'è un virus, se c'è un rischio contagio, un rischio terrificante, guardatevi, Madonna, sti capelli, guardatevi Contagion anche di Steven Soderbergh, lo dico da febbraio, è da febbraio che lo dico, e se c'è un rischio del genere è normale ed è sacrosanto che i governi prendano le dovute precauzioni. Quindi andate in giro anche voi adesso, cercate di non fare gli stupidi, andate in giro con la mascherina, evitate gli assembramenti, evitate gli assembramenti, non è così difficile, evitate gli assembramenti, Cristo santo, non è così difficile. Detto ciò, dicevo, Confessions è un pretesto appunto per dirvi, io ogni tanto dirò Confessions, così ve lo ricordate che stiamo parlando di questo, per dirvi che il canale non vi dico in pausa, però rallenta un attimo. E quando tornerà, probabilmente ci sarà una veste diversa. Perché? Perché ho bisogno di ritrovare quella serenità che ho nel raccontarvi i film che vedo. Costruire format per un canale come Cinefollie è una stupidaggine, è una cavolata, è un'ambizione inutile ed è una fatica immane, ve lo dico in tutta sincerità. Caltiar è una fatica immane, è una fatica enorme. Il format piace, mi dite che il format piace, 20 film sono pesantissimi. Voi immaginatevi uno come me, che è un precisino
del cazzo, ve lo dico, che sta lì su mymovies.it, che non mi paga ogni volta che lo cito, quindi figuratevi, e guardo 40, 50, 60 pagine di film per ogni anno che faccio, e ogni anno io scelgo quelli, quei 20, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Cartier bisogna necessariamente che la modifico nella struttura se la voglio mantenere, ma altri format scompariranno ancora prima di nascere. E vorrei essere uno di quelli che con molta leggerezza, con molta tranquillità, piglia un DVD dalla videoteca, ve lo fa vedere così come Confessions, e vi dice: ho visto, ho rivisto questo, è pazzesco, tanto pazzesco ormai è il nuovo allora, è fantastico, è favoloso, mi è piaciuto per questi motivi, guardatevelo, recuperatevelo, se l'avete visto ditemi che cosa ne pensate, perché c'ho i ciuffi davanti alla faccia. E quindi questo io vorrei recuperare, per cui non solo vado in pausa perché l'estate va anche un po' goduta finché non ritorna il virus e poi ci richiudono tutti un'altra volta in casa, ma a parte questo, va anche un po' goduta e ho bisogno di liberarmi un po' da queste quattro mura, soprattutto di dare una nuova veste a Cinefollie, tale per cui mi diverto anch'io, perché se vi divertite solo voi il gioco non vale la candela, perché se vi divertite solo voi io cosa faccio? Guardo le analytics, e se guardo le analytics piango e non ho voglia di fare video, e allora a sto punto mi devo divertire come mi sto divertendo adesso mentre vi racconto queste cose. Per cui non fraintendetemi, non è una cosa del tipo io voglio fare video perché devo tirar su iscritti e devo fare tante views, no, non è questo. Però se io faccio un video che non mi diverto a riguardare, è normale che vai a vedere allora quanto ha fatto quel video. Se uno come me va a vedere le analytics, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Di conseguenza raddrizzo il tiro in questi due mesetti, un mese e mezzo diciamo, cercherò di capire un attimino di che morte voglio morire, anche perché io voglio fare altre cose anche su YouTube, e non solo su YouTube, anche nella vita. Io voglio fare altre cose, voglio portarvi dei contenuti interessanti che non siano solo cinefollie, quindi forse ci saranno anche dei cambiamenti drastici. Non vuol dire che non parleremo più di cinema, non vuol dire questo, però vuol dire che sto riflettendo su tutto quanto. Detto ciò, non so come chiudere il video, vi dico semplicemente che se non trovate dei contenuti o dei video che da un po' di tempo, non sapete cosa faccio in questi due mesi se ho tempo, rimetto online tutti i vecchi video, un po' alla volta, oggi rimetto online questo e voi vi vedete anche tutti i vecchi video, cinefollie nostalgico, facciamo così, e poi li ricondivido sui social, i social sono qua sotto ovviamente, e niente, la chiusura di questo video è per augurarvi intanto delle buone ferie, buone vacanze, buona estate, per chi la passerà buona, e ricordarvi di vedervi ovviamente Confessions. Quindi aggiornamenti arriveranno, come posso dire, in futuro, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, piano piano con calma, ma sparisco per motivi ben validi, ovvero scappiamo da casa, andiamo a lavorare e ciao a tutti.